Parola d'ordine, multienergia, stessa macchina, tanti cuori diversi. Questo è il condivisibile approccio olistico della BMW alla transizione energetica, un propulsore per ogni necessità, diversificare l'offerta per raggiungere attraverso strade differenti l'inevitabile e necessario abbattimento delle emissioni. E la nuova BMW X1 non è la prova più lampante, perché così come la vedete potete averla con motori diesel, benzina, tecnologia mild hybrid, plug-in hybrid oppure totalmente elettrica, come questa iX1, la prima variante a batteria nella storia della SUV più venduta di Monaco. Non nasce quindi da una piattaforma inedita e specifica per l'elettrico, la vettura è già predisposta per accogliere l'elettrificazione in tutte le sue forme. E infatti riconoscerla da fuori rispetto alle X1 normali non è impresa semplice. Dovete individuare quei pochi elementi colorati d'azzurro, la tinta che in BMW contraddistingue l'elettrificazione. Attorno ai loghi dell'Edica, coi baffi sui paraurti anteriori e posteriori, sotto le minigonne, oppure attorno alla calandra anteriore, che è chiusa perché qui non serve a raffreddare un motore termico. E poi con questa scritta, la I davanti a X1 e la denominazione X-Drive 30, perché infatti questa è una trazione integrale. I motori infatti sono due, uno per asse, la potenza totale è di 313 cavalli con 494 Nm di coppia. E finché siamo in tema di numeri vi dico subito il prezzo. Tre allestimenti, da 57.200 a 61.150 euro, che corrispondono a circa 5.000 euro in più rispetto alla più potente delle X1 a benzina, con la gamma che invece attacca da circa 40.000 euro per la versione base. Altri numeri, quelli della batteria. 64,7 kWh netti che dovrebbero garantire, secondo la casa, un'autonomia che spazia da 413 a 438 km dichiarati. Ma la versatilità d'uso di un'elettrica si misura anche dalla facilità con cui si ricarica. Ebbene, qui c'è un caricatore interno da 11 kW, volendo si può salire a 22 kW, utile per dimezzare i tempi di ricarica da circa 6 ore e mezza a 3 ore e tre quarti. Mi sarei aspettato qualcosa di più invece dalla ricarica in corrente continua, quando sei a una presa HPC e vuoi ripartire in fretta durante un lungo viaggio. Ebbene, qui la potenza è di 130 kW e significa ripristinare l'accumulatore dal 10 all'80% in circa mezz'ora. L'unica differenza rispetto alle versioni termiche sta qui nel baule. Poiché la batteria ruba un po' di spazio, e questo vale anche per le versioni plug-in, il volume dichiarato scende da 540 a 490 litri. Resta comunque a disposizione un bel vano e c'è anche questo utile doppio fondo per riporre i cavi di ricarica. Anche nella zona posteriore poche differenze da segnalare rispetto alla versione termica. Lo spazio in altezza qui dietro è abbondante, quello per le gambe più che discreto, il sedile anteriore è regolato sulla mia altezza che sono 1,75, ci sono due bocchette da reazione dedicate, due ingressi USB-C e mi piace la versatilità del divano perché è frazionata al 40-20-40, questo significa ad esempio che con questo nastro molto pratico posso abbassare e creare un passaggio tra abitacolo e baule, per esempio utile in caso di carico sci quando si va in montagna a sciare. L'unica differenza rispetto alle versioni termiche è che il divano non può scorrere in senso longitudinale di una quindicina di centimetri, questo sempre per le problematiche legate alla batteria. Al netto dei soliti dettagli azzurri che sono qui sul logo BMW e con queste barre a LED retroilluminate, la plancia dell'X1 anche in questo caso è identica a quella delle versioni termiche e si tratta di un salto in avanti quantico rispetto alla seconda generazione della SUV di Monaco, appunto perché qui è tutto nuovo, a partire dal cosiddetto curved display, cioè questi due schermi affiancati che di fatto compongono un elemento unico con un pannello digitale per la strumentazione riconfigurabile in maniera semplice con un tasto al volante e il secondo display dedicato all'infotainment. In questo caso il software è l'8.0, l'ultima release del sistema operativo BMW appunto. È molto intuitivo, ci sono interfacce a widget, quindi basta scorrere con il dito per andare a selezionare la funzione che mi interessa e ci sono anche comandi vocali evoluti che riescono a comprendere frasi anche piuttosto complesse.
diverse. Non c'è il pomellone dell'iDrive, quello che la BMW ha introdotto ben 21 anni fa, nel 2001, con la serie 7, però appunto è di facile gestione il pannello, perché non devo staccare troppo il corpo con la mano per raggiungere le informazioni che mi interessano, quindi le distrazioni sono abbastanza ridotte. Dico abbastanza perché io continuo a preferire comunque un po' di tasti fisici. Mi piace molto anche la zona tunnel, perché hanno creato questo elemento sospeso sotto al quale ci sono due ampi vani portoggetti rivestiti con fondi gommati molto pratici, così quando deponi appunto le tue cose non creano rumore durante la marcia. Bello anche il vano di ricarica wireless del telefonino, che è in posizione verticale, quindi tu hai sempre sott'occhio quello che succede sullo schermo del tuo display. E poi appunto la parte superiore di questo tunnel ci sono alcuni comandi specifici, ovviamente il tasto di accensione, il selettore per la marcia avanti o indietro e questi tasti che consentono di arrivare in un solo colpo alla gestione degli ADAS o delle modalità di guida. Non mi piace tantissimo il feedback di questi tasti, perché come vedete si tratta di un elemento unico plastico, quindi non hai mai l'esatta percezione, diciamo, del comando che stai impartendo. Il vantaggio dei motori elettrici, manco ve lo sto a dire, sta nell'enorme coppia, nella spinta istantanea, che è la caratteristica peculiare di tutti i motori elettrici. E in questo caso la BMW iX1 vanta un quantitativo di coppia, 494 Nm appunto, che sovrasta tutte le altre versioni termiche. Questo significa che in ripresa, soprattutto dalle basse velocità, la spinta è notevolissima, istantanea, immediata. Io sono a 60 all'ora e mi attacca al sedile, questa è la bellezza del motore elettrico. E come nel caso delle altre BMW X1 e un po' di tutte le BMW, si possono scegliere diverse modalità di guida che enfatizzano un po' la spinta, la reattività dei motori elettrici. Se ad esempio attivo la modalità sport, il pedale è un po' più tagliente, la risposta è ancora più immediata e soprattutto sono accompagnato da un suono artificiale che è tutto particolare. Anche in questo caso l'artefice dei suoni artificiali è il compositore tedesco Hans Zimmer, che ha firmato tutte le colonne sonore dei motori elettrici BMW. E c'è chi piace, chi non piace, alcuni preferiscono magari intervenire con un suono che ricordi più un motore termico piuttosto che qualcosa di diverso. La BMW invece ha voluto puntare appunto su suoni artificiali molto originali, che assomigliano più a una navicella spaziale. Adesso infatti voglio provare a fare un'accelerazione da fermo in modalità sport per sentire intanto l'effetto che fanno i 313 cavalli e poi questo suono il più sportivo, quello che dovrebbe essere un po' più presente fra le varie modalità di guida disponibili. Ok, pedale sinistro sul freno, accelerazione tutto giù e via, wow! Ecco, sentite il suono, è abbastanza evidente, importante. Fa anche della strada in fretta sta macchina. 0-100 dichiarato 5,6 secondi, velocità massima plafonata a 180. Per quanto riguarda la rigenerazione in frenata, non ho palette dietro al volante, le uniche possibilità sono selezionare la modalità B, quella del massimo recupero in frenata, e infatti appena mollo il gas è piuttosto evidente la decelerazione. Solitamente si viaggia attorno ai 0,3 g di decelerazione longitudinale e questo ti consente appunto di guidare in quasi tutte le situazioni stradali con un piede soltanto, cioè quello destro, con l'acceleratore. La rigenerazione comunque è prevista anche in modalità automatica, nel senso che la vettura utilizzando i radar, la cartografia, legge il percorso che ho davanti oppure se ho altri veicoli davanti e di conseguenza si tara per far sì che io possa recuperare il massimo quantitativo di energia in base appunto al percorso che sto facendo, alla situazione in cui mi trovo. Se là davanti ho una rotatoria o uno stop, automaticamente mi fornisce la massima rigenerazione per poter appunto guadagnare più kilowattora possibili in rilascio.
A livello di comfort la trovo di buon livello, assimilabile a quello delle X1 termiche che abbiamo provato di recente, anzi vi mettiamo il link in descrizione della prova completa della S-Drive 18 diesel, molto silenzioso a livello aerodinamico anche alle andature più elevate. E adesso mi faccio un giro, anzi, sulle pavimentazioni speciali della nostra pista di Vairano per vedere anche la risposta degli ammortizzatori, perché nel caso della X1 termica che abbiamo provato è un po' più secca la risposta degli ammortizzatori rispetto alla serie precedente della X1. Ecco, anche in questo caso effettivamente diciamo che la taratura è abbastanza sostenuta, almeno negli ostacoli più secchi, però diciamo che copia bene tutte le imperfezioni. Ecco, soltanto sugli ostacoli un po' più secchi, tipo questo era un gradino, si avverte un po' di diciamo durezza nell'assorbimento, soprattutto nella zona posteriore, ma nulla di drammatico. Inutile dire che la iX1 è infarcita di ADAS come tutte le vetture più recenti, la dotazione di serie è abbastanza completa, dico abbastanza perché comunque nel corredo di serie appunto non si raggiunge un livello 2 di guida assistita, sono presenti soltanto la frenata automatica d'emergenza, l'assistente al cambio corsia e il regolatore di velocità attivo, ma con un pacchetto dedicato che si chiama Driving Assistant Plus che costa 2.000 euro, si aggiungono tutta quella serie di sensori e di sistemi che ti consentono di avere un livello di guida assistita di secondo grado. Gli ADAS delle BMW solitamente funzionano bene, nel senso che quando si attiva appunto la guida assistita di secondo livello, tipo in autostrada, i movimenti dello sterzo soprattutto sono molto calibrati, misurati, non sono mai bruschi, non ti danno l'idea che la macchina appunto faccia un po' quello che vuole. Anche a livello di gestione acceleratore e freno, quando bisogna riprendere velocità oppure rallentare se c'è un veicolo di fronte a noi, sono molto ben calibrati. E a livello di frenata automatica di emergenza, parlo come se avessimo già fatto i test ADAS, perché i sistemi sono gli stessi della X1 18 diesel, la vettura si è comportata molto molto bene. Anche nel caso degli scenari che abbiamo introdotto di recente, che sono molto sfidanti, per esempio facciamo attraversare la strada non solo al manichino dell'adulto e del bambino, ma anche del ciclista e del monopattino, tempi moderni, e la X1 appunto si è comportata molto bene, non ha fallito praticamente quasi nessuna prova. A livello di agilità la iX1 non è così diversa dalle sue sorelle termiche, è vero che pesa di più come tutte le elettriche, qui siamo a oltre 2 tonnellate dichiarate, però come appunto tutte le elettriche il vantaggio è che questi chili, che sono tanti, sono comunque ben spalmati, solitamente al centro della vettura e in basso, quindi questo non va a impattare più di tanto sulle doti di agilità, che in questo caso sono abbastanza buone. Per quanto riguarda autonomia e consumi non posso spoilerarvi nulla, perché quello che sto guidando è un preserie e ci sarà tempo quindi più avanti di fare uno dei nostri test strumentali classici. Quello che vedo in questo momento è che con il 70% di batteria ho un'autonomia di circa 225 km, che non mi sembra male, dovrebbe essere quindi una percorrenza di circa 300 km con il pieno, ma considerate che io adesso appunto per esigenze di video sto pestando parecchio sul gas. E comunque ci sta con un'autonomia dichiarata WLTP, che è sempre piuttosto ottimistica, di circa 420-440 km, ci può stare che l'autonomia reale possa attestarsi attorno ai 320-350 km. Vabbè, quello lo vedremo più avanti. Sì, in curva non è una spada, ovviamente il rollio un po' si sente, la massa si avverte soprattutto in frenata,
però a livello di agilità conserva, diciamo, le doti più che discrete della X1, che in questa terza generazione devo ammettere che è un po' più sovrasterzante, soprattutto nelle manovre di emergenza rispetto alla serie uscente. Punta tanto davanti e il dietro è abbastanza libero. Questo però non, diciamo, mette a rischio, ecco, la stabilità della vettura, perché comunque c'è sempre l'elettronica che ci mette una pezza e viene a prenderti nelle situazioni più critiche. Buona anche la motricità in uscita di curva, perché il lavoro congiunto dei due motori è molto molto rapido. Però per approfondire di più l'argomento io passo la palla ad Andrea, il mio collega, che qualche giorno fa la X1 se l'è guidata su neve e ghiaccio. Ok, siamo con la BMW X1 completamente elettrica su questa strada innevata nella Ötztal vicino a Solden, e se si mette la modalità sport, vedete come la macchina vi lascia libertà di esibirvi in qualche gustoso controsterzo anche qui sulla neve. Qui la strada è molto molto stretta, per cui non si può esagerare troppo, perché hanno già perso qualche macchina, però comunque ci si riesce a divertire, ed è impressionante come cambia fra le modalità. In modalità sport, disabilitando il controllo di stabilità o comunque alzando molto la soglia di intervento, vi permette di fare queste spazzolate. Se invece utilizzate la modalità normale, diciamo la personal, e anche quella efficient, che massimizza l'autonomia, allora lì la macchina è molto più composta e voi potete anche, l'ho fatto anche su uno slalom prima, voi potete anche andare con molta cattiveria sul pedale dell'acceleratore. Qui sono andato un po' dritto, scusate, ma lei rimane così. Adesso per esempio io sono andato a voletta, lei ha parzializzato molto bene, c'è stato un grande lavoro di elettronica. Vediamo cosa succede qui. Io anche qua sono andato a voletta e lei mi aiuta un po' a chiudere la curva, quindi devo dire che da questo punto di vista sono riusciti a far coesistere la guida divertente, quindi con il motore posteriore che realizza la trazione integrale elettrica, che ti aiuta a chiudere le curve se tu vuoi col gas in modalità sport, ma selezionando per esempio la modalità personal o la efficient, allora ecco che lì la macchina diventa sempre molto facile da condurre e alla prova di qualsiasi tipo di guidatore. Insomma, la BMW con la X1 ne ha una per tutti, da una 18 diesel liscia per chi non è ancora pronto ad armeggiare con la spina, fino a questa totalmente elettrica. E voi quale preferite? Scrivetemelo qui sotto nei commenti.